Ciao amici di MusicOff, oggi è una giornata un po' particolare perché ci troviamo qui in studio per un evento di recording che stiamo facendo, di test, molto speciale che avete un po' intravisto all'inizio di questo video, in questa mini sigla, con un personaggio che adesso vi andrò a presentare che si chiama Ludovico Ausiello, che ci racconterà un po' probabilmente cosa ci aspetta nel futuro del mondo del guitar building. Perché abbiamo fatto questa registrazione che in realtà è in diretta ma non è proprio, non è proprio in diretta ancora? Ma perché stiamo cercando di mh, avere anche dei contenuti sempre più dedicati a chi vuole approfondire, a chi vuole dei dati, che non sia soltanto una questione emozionale. Ecco, passatemi il termine, intanto io sto controllando che sia. Partito tutto e funzioni tutto precisamente, che ci siano anche dei dati per capire come funzionano certe dinamiche, in particolare oggi andremo a vederle relativamente a tutto il mondo della chitarra acustica, delle essenze che vengono utilizzate per la costruzione degli strumenti e anche come occuparci anche di salvaguardare alcune essenze, alcuni legni che sono un po' in via di estinzione. Però ecco, sarà proprio una chiacchierata estemporanea, molto diretta. Scusate che controllo se è tutto a posto, sì. Sarà una chiacchierata un po' estemporanea e vediamo di farcela raccontare insieme con il nostro ospite di oggi. Ciao caro, benvenuto, come stai? Ciao a tutti, ciao a tutti gli amici di Music Off. Sto bene. Mi chiamo Ludovico Osiello. Molto piacere di essere qui e grazie a Thomas, grazie a Tomassone eh, che ci ospitano qui. Eh, sono molto molto contento di esserci. Grazie. Allora, eh, dai... vai raccontaci un po', soprattutto scusa, scusa, visto che ci siamo, raccontaci un po' il, il background di questa idea, no? Perché stamattina è arrivato qua Tomassone con tutti quegli strumenti che vediamo là dietro che ci danno un po' un'idea di che cosa ci aspetta, però non è soltanto una demo, dove comunque tu oggi un po' suonerai pure per farci sentire qualcosa, però l'idea di fondo, la chiacchierata che ci siamo fatti sul tavolo stamattina, da dove arriva? Allora, io ho un passato, un presente da insegnante, io insegno all'Università di Portsmouth in ingegneria elettronica e ho studiato ingegneria elettronica e ho fatto un dottorato in signal processing, quindi insomma... Molto tecnico e ho una passione per l'acustica eh, e per eh, sì, la musica perché sono musicista e quindi eh, ho lavorato nell'azienda degli altoparlanti per molti anni. Ho lavorato in Harman facendo impianti audio per le automobili, ho lavorato in Tannoy in Scotland in Scozia <ride> dove ho fatto eh, altoparlanti e, e quindi l'industria degli altoparlanti e l'acustica fanno parte del mio background e del mio pane quotidiano. E ci sono tante tecniche e tanti strumenti che si usano in questi ambiti che servono per misurare, li avete sicuramente visti quando comprate una coppia di studio monitor o quando comprate eh, un microfono, avete sempre dei dati, delle risposte in frequenza, tutta una serie di informazioni aggiuntive eh, che vanno ad aiutarci a scegliere o a capire come certi eh, prodotti, certi oggetti funzionino. Allora nel 2017, quindi ormai 5 anni fa, eh, complice una frattura al menisco e qualche giorno a casa di troppo, eh, ho deciso di provare a applicare alcuni metodi di misura che si fanno per misurare le risposte all'impulso di un ambiente, come per esempio quando vogliamo misurare il riverbero di una stanza e ho provato ad applicare eh, queste misure uno strumento musicale. Nella fattispecie avevo due chitarre, una era una small body e una era una grande dreadnought, e, e dentro di me pensavo sicuramente troverò delle differenze. Ho fatto un po, di, un po' di giochi a casa, come si suol dire, adesso poi vi faremo vedere in dettaglio. Ma la prima impressione, ovviamente, era stata che c'erano delle differenze e non era così immediato mostrarle, renderle evidenti e in cinque anni di lavoro, di ricerca, con un po' di pubblicazioni, piano piano invece sono riuscito a raffinare questo, questo metodo di misura in modo tale che certe cose siano un po' più intuitive e semplici da, da vedere. Bene. Bene, scusami, una domanda, adesso per, giusto per, per far entrare in questo discorso anche chi è proprio completamente al, uh, a zero, no? Cioè, quello che stiamo facendo, lo possiamo chiamare un po' un... un, un, un utilizzare tipo, un metodo che, come quello che si usa per fare gli impulse response per il mondo della chitarra elettrica, per esempio? Allora, sì, è molto simile. Scus sì. Scusa la banalizzazione, magari, però giusto per far entrare contrario, proprio anche volendo essere molto tecnici ti potrei dire che è esattamente quello il sistema. Sostanzialmente noi dobbiamo eccitare un sistema che nel nostro caso è un sistema meccanico. Nel sistema eh, di, un, eh, di un cabinet, di un altoparlante per una, eh, un impulse response di un amplificatore, quello è un sistema elettromeccanico. C'è cioè un amplificatore prima ma poi c'è un altoparlante dopo. E noi dobbiamo eccitare un sistema, quindi gli dobbiamo dare dell'energia. Cosa usiamo? Usiamo un piccolo oggetto. È un exciter che sostanzialmente vi potete immaginare essere come un altoparlante a cui manca il cono. Invece di usare un cono di un altoparlante ed eccitare l'aria, noi andiamo a incollare, seppur temporaneamente, il nostro exciter in un certo punto della tavola. Anche qui, con un po' di tempo, ho scoperto qual è il punto più logico eh, da utilizzare. E quindi io ho un sistema molto semplice. Io sto usando una DAW, una Digital Audio Workstation, quindi in qualunque software, voi potete immaginare Audacity, Audition, Pro Tools, non c'è nessuna differenza. Ho dei file che andrò a suonare, a far suonare, li mando alla mia interfaccia audio, un piccolo amplificatore di potenza e poi arrivo qui. E da qui facciamo entrare l'energia, diciamo, il nostro stimolo dentro lo strumento. Lo strumento risuona, come vedete abbiamo stoppato le corde perché noi vogliamo la risposta all'impulso, se vogliamo, della chitarra ma le corde non ci interessano non quindi fanno non parte... tanto delle corde no. montate sopra certo. no, e, e tra l'altro se ci pensiamo è anche eh no, un, sempre la solita eh, croce delizia, ognuno di noi ha le proprie preferenze sulle corde, su come è il feeling l'ergonomia, morbide non morbide, eh, ci sono tantissimi tipi di corde, ma la chitarra ha una sua timbrica che non viene dalle corde, eh, così come non viene dalle nostre dita o dal nostro tipo di plettro quando suoniamo. No? Certo. E quindi le corde sono o dei mute o delle sordine, insomma, sentite, non si, non si sente assolutamente nulla. E quindi quello che sentiremo sarà la risposta della cassa e della tavola armonica, le fasce, il fondo, il manico, tutto lo strumento ma nella sua meccanica e nella sua acustica senza le corde. E poi andiamo a prendere come input di nuovo della nostra DAW un, un segnale microfonico che riprendo e mi sono abituato a prenderlo a circa eh, una ventina di centimetri sopra il dodicesimo tasto. Un'abitudine, una, una buona abitudine potrei dire, sì. Cambia qualcosa il fatto di usarlo sopra il dodicesimo tasto o sopra la buca, piuttosto che sulla spalla, come ti dicevo stamattina no? sul fatto di... Eh, come per esempio negli impulse response su un cono, diciamo uno speaker per chitarra, ci sono vari spot dove io voglio che sia microfonato. Però mi dicevi che qui in realtà la situazione è diversa. Allora, eh, sostanzialmente, eh, se noi fossimo in una camera necoica, quindi in una camera priva di eco in assoluto, eh, sarebbe ancora meglio. Eh, questa è una via di mezzo ed è per quello che se vogliamo, stiamo usando una microfonatura abbastanza vicina per non avere troppo l'influenza della stanza però eh, per quanto riguarda la direttività la chitarra ha una direttività che è molto complessa eh, perché è una membrana che risuona poi c'è un fondo che risuona dall'altra parte ci siamo noi quando suoniamo stiamo abbracciando lo strumento e a seconda di quanto più o meno lo abbracciamo stretto eh, anche noi abbiamo un impatto sulla risposta della chitarra eh, però io ho fatto molte prove e alla fine andando a spostare il microfono, eh, principalmente dal dodicesimo in, in fuori, non cambia praticamente nulla. Il problema se noi mettessimo il microfono davanti alla buca sarebbe che eh, per come la chitarra funziona, per come l'oggetto meccanico funziona, ehm, la buca è l'uscita eh, di questo volume che è raccolto dal, dal corpo. Allora, così come quando noi andiamo ad ascoltare uno studio monitor, non mettiamo... Uh, il, il foro del bass reflex in linea con le nostre orecchie, ma ci mettiamo il Twitter. Ecco, in questa, nello, con la stessa filosofia possiamo dire che il microfono ha un senso metterlo in un punto dove siamo un po' più lontani dalla buca, perché in, in questa zona, si chiama near field, quindi il campo vicino qui, ci sono troppi bassi e non è questo il senso della misura. La misura cerca di estrapolare la vera essenza timbrica di tutto lo strumento. Ok. Va bene, io sono curiosissimo. Direi che se proviamo poi a fare possiamo... una misura? Eh, sì, sì, proviamo a fare una misura. Allora farà come, come, come dice qualcuno ogni tanto in qualche video: It might get loud, potrebbe fare un po' di rumore. La misura si ripete. Abbiamo ripetuto due volte il segnale di test per essere un po' più sicuri che la nostra misura sia robusta, come si dice in termini ingegneristici. Poi semplicemente, se mi volete seguire sulla DAW qui dove yes. sto lavorando, un paio di clic, selezioniamo tutto, si fa effettivamente proprio una cosa simile a quella che si usa quando si fa eh, la convoluzione di un riverbero a convoluzione con una traccia audio. Io ho la mia traccia audio che è questo segnale di test. Prima di farlo vi faccio notare una cosa, noi abbiamo fatto suonare un segnale sinusoidale, quindi una sinusoide, un segnale molto semplice, da delle frequenze basse, sono partito da 80 Hz, e l'abbiamo fatto suonare fino a 8 kHz. Per darvi una vaga idea, il Mi basso della chitarra è circa 82 Hz quando lo accordiamo, eh, quindi se questi sono 82 Hz, il dodicesimo eh, diventano circa 160. Quindi il micantino sono circa 320, il micantino sul dodicesimo sono circa 600 Hz e se avessimo un ventiquattresimo tasto la fondamentale sarebbe circa 1 kHz 2, 1 kHz 3. Quindi arrivare fino a 8 kHz vuol dire che stiamo coprendo tutto il range delle fondamentali dello strumento, quindi delle note più tanti armonici, questo certo. è utile per la nostra misura e quindi vedete anche qui nel dominio del tempo se si vede il cursore mentre lo sto muovendo qui sì, sì, sì. vedete che ci sono dei picchi dove sicuramente la, lo strumento ha risposto in maniera diversa, ma è molto difficile leggere questa misura. Noi siamo abituati per microfoni, altoparlanti a leggere una risposta in frequenza. Quindi adesso facciamo una convoluzione con un'altra parte di questo segnale di test, eh? un po' di segreti li lascio ai, proprio, ai, più, ai più, <ride> più smart che, sì. che vorranno leggere magari qualche articolo che ho scritto negli ultimi anni. E quindi quello che ci risulta è, sono due sequenze di impulsi, uno per ciascuna delle due misure che abbiamo fatto. Se vado a prendere questa parte qui e ne faccio la risposta in frequenza, eccola qui, vado ad analizzare tutta la sezione, vado a espandere un pochettino nel dominio, diciamo, delle, della loudness e espando un pochettino nel dominio della frequenza. Allora, cosa vediamo? La metto in giallo sperando che si veda. Sì, ventino. sì, si vede benissimo. Vedete, allora, avete presente quando uno soffia nella bottiglia, quella nota che viene fuori, quello si chiama, è un risuonatore di Helmholtz in acustica, vuol dire che è una, un volume d'aria che risuona e risuona sempre la stessa nota. Questo caso nella chitarra in questione, che è questa Taylor 714, vediamo che qui abbiamo un picco a, dunque, leggo circa 98 Hz, ok? Ed è una nota ben precisa. Quest'altro picco che lo segue è la prima risonanza della tavola, come si dice. Cosa vuol dire? Avete presente la membrana di un rullante, la pelle di un rullante? È una bella membrana cilindrica. Voi potete immaginare che. La prima e il più semplice modo con cui questa membrana si muova sia che tutto il centro si muova in positivo e in negativo eh? come una membrana, appunto. Allora, nella chitarra questo si trasforma, si traduce con questa parte dello strumento molto simile a questa membrana, a questa pelle di tamburo. E quindi vedete il ponte è proprio vicino al centro per cercare di eccitare al meglio questa membrana. Quindi il primo modo di risonanza è questo fa, 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 fare, fa compiere questo movimento alla tavola, su e giù. Ovviamente il movimento è microscopico, quindi non si vede così. Ci sono delle altre misure che si possono fare per visualizzarlo. Poi altri movimenti più complessi hanno, per esempio, una linea al centro in cui eh, la tavola non, non vibra e ci sono due, come dire, pulsazioni che si alternano in questo modo e così via. Questi sono i cosiddetti modi di risonanza. Io questi li riesco a vedere benissimo. Questo è il primo modo. Questo è il secondo modo qui e così via, ce ne sono tanti. E più andiamo su in frequenza, più diventano fitti. Un po' di nuovo facendo il parallelo come i modi di risonanza di una stanza quando consideriamo il riverbero. E vedete che quindi la mia analisi va da circa 80 Hz a circa 8 kHz. La vera sostanza, eh, le cose veramente fondamentali sono tra gli 80 Hz, e, diciamo il kiloherz e mezzo, 2 kHz. Questa è la vera è la vera sostanza della timbrica di uno strumento. Ok? Ok. Senti, io se per te va bene, mm -hmm. E, la farei sentire adesso mm -hmm. soltanto per avere una, certo. un riferimento acustico di quello che stiamo dicendo. Scusa, dico una cosa perché ci sta vedendo che ho fatto un paio di facce brutte. Perché per cambiare <ride> al volo tutto quanto e rendervi questa cosa la più funzionale possibile, un paio di volte mi sono inquadrato io invece di inquadrare Ludovico. Quindi <ride> ce la stiamo facendo, anche perché qui oltretutto, qui a fianco, come avete visto nel video iniziale, c'era un altro filmmaker. Che si chiama Enrico Francese, che sta facendo tutto il movimento dell'altra camera che vedete qui, eh, ci sta aiutando tantissimo perché per vedere tutti questi dettagli c'è sicuramente spazio per uh, quattro mani anche in piedi e non, non lo posso fare pure questa, ragazzi. Quindi ecco. Eh, sì, direi, facciamola sentire un attimo: al netto che tu hai il tuo condensatore che ha un microfono a fucile. Eh, un Sennheiser MKH 416 diciamo Lo dico solo per i nerd Perché almeno hanno un riferimento Di come suona il microfono eh, È sopra, leggermente appena fuori campo Sopra la testa di Ludovico Così potete sentire un po' l'ambiente Di come suona lo strumento Ok commenti diciamo di tipo eh, personali potrebbero essere più diversi Ci, potrebbe trovarci dentro dei bassi molto armonici ricchi, caldi eh, diventa immediatamente tutto molto soggettivo io faccio riferimento a una misura certo. e, e quindi adesso magari possiamo provare a prendere un'altra chitarra misurarla e, vedere e confrontare se c'è una differenza misure. Sì. Eh, se c'è certo. il trucco <ride> esatto <ride> È da stamattina che facciamo questi test, questi, queste misurazioni riprese, oltretutto con un meraviglioso martello pneumatico qua fuori che ci ha lasciato pochissimi spazi liberi. Però è stato veramente incredibile andare a vedere quanto cambia, ma non tanto soltanto dal grafico dove ci vuole un minimo di competenza a vederlo, ma anche a livello acustico quanto cambia la risposta che ha questo trasduttore che adesso vedrete Ludovico lo rimonta sopra. Uh -huh. Intanto, sta rifermando le corde minuziosamente. Che è un po' sta... noioso, ma va fatto. <ride> sì, chiaramente falserebbe tutto il test. Poi il fatto della corda che vibra, no? il... Se le corde fossero lasciate libere di vibrare, eh, avremmo tutta una serie di risonanze che durerebbero tantissimo, eh, perché le corde sono fatte per cercare di mantenere le, le, le vibrazioni e di sostenerle, e è un meccanismo vibratorio un po' diverso. E comunque sì insomma sostanzialmente di nuovo come sentite le corde sono ferme Bene, è il tuo trasduttore esatto vedete c'è un piccolo anellino di una, un piccolo materiale adesivo eh, che però di nuovo eh, rende la prova assolutamente non intrusiva eh, questo tipo di, di misura è più semplice rispetto ad altre in letteratura Certe cose addirittura si martellano letteralmente e non vogliamo martellare una Martin, una Gibson, una Taylor <ride> no. che, che ci costano tanti stipendi nella nostra vita. Allora, a questo punto torniamo qui. Cerchiamo di ripartire con la misura il più in fretta possibile per farvi vedere che cosa possiamo ottenere. Siamo pronti? Andiamo. Yes! Ups, è successo qualcosa! E siamo ovviamente in diretta. E questa è la parte più bella, no? Certo. Che cosa è morto secondo voi? Beh, potrebbe essere un po' di tutto, compreso che non abbiamo pagato la bolletta della corrente questi prezzi. <ride> <ride> vediamo, vediamo, forse è soltanto ah, è un problema del mio software che ha deciso di non rispondere più. Mi sembra giusto. Se salvi la sessione ci possiamo tenere sì. Anche la misurazione di prima ha detto che poi abbiamo tutte le mille, mille misurazioni di stamattina. Di stamattina sì, sì. Giustamente il mio software ha lavorato tutto il giorno e adesso si era un po' stancato. Vediamo. Proviamo a riattaccare questo e vedere. Cerchiamo di non continuare, continuiamo dopo e vediamo un po'. Chissà quante altre cose potrebbero andare storte. Beh c'è sempre il secondo corollario della legge di Marfi, no? <ride> Ovviamente, ovviamente, ok, allora, qui siamo in record, qui siamo music off, eccoci, allora, questo è così, e allora, io probabilmente sì, ok, questa è la Martin, perfetto, allora, vediamo di rincrociare le dita, aiutateci anche da casa. Vai. Ripete la misura. Uh -huh. Perfetto. E quindi la vado a processare esattamente nello stesso modo di prima. Siccome okay. ho la misura di prima già salvata, faccio prima e la vado a prendere. Così c'è già la comparison. Esattamente, pronta. perché prima abbiamo fatto tutte le misure assolutamente con la stessa ampiezza del segnale di test, esattamente come adesso, ma non vogliamo barare. E sì, quindi... visto che si è riavviato il esatto. software. Quindi adesso io ho la Martin e prima abbiamo fatto poi la Taylor 714, che è questa qui. Quindi le ho aperte tutte e due. Allora, riprendiamo la Taylor 714 che vi ho fatto vedere prima. Rifai la convoluzione. Rifaccio la convoluzione ho la risposta all'impulso qui sul mio grafico. E questa è la risposta in frequenza di prima, la rivado a fare e di nuovo in verde come prima. E la vado un attimo a esaltare un pochettino di più, ok? Perfetto, questa è la Taylor e adesso vado qui a prendere la mia Martin, che è una Martin 0,35. Scusatemi, eccola qua, scusami, no, questa è la 028, devo prendere la D35, eh, vedi che ho fatto confusione, questa è la Martin D35, eccola. Prendo questa stessa cosa, eccola, e la metto in rosso, di nuovo. Andiamo a espandere un attimino nella zona che ci interessa di più, e vediamo delle cose interessanti, secondo me, cioè. Che se l'Helmholtz, quindi la risonanza più in basso della eh, Taylor che è in verde, è circa a 97-98 Hz, invece quella della Martin di 35 è a 101-102 quasi. Allora, queste misure possono sembrare molto simili, però dobbiamo renderci conto che il nostro orecchio eh, è molto sensibile a piccolissime frequenze, a intervalli di frequenze molto piccole. In bassa frequenza e invece diventiamo via via meno risoluti in frequenza ad alta frequenza perché il nostro orecchio è logaritmico e infatti è per quello che plottiamo la scala logaritmica qui sull'asse orizzontale. Quindi in soldoni tra questo 101 e questo 97 ci sono un tono e mezzo. Un tono e mezzo, sì. Ok. Andiamo a vedere invece la prima risonanza della tavola, vedete che questa è veramente molto simile perché stiamo parlando proprio stes dello stesso picco qui. Però poi cosa succede? La Martin di colpo incomincia ad avere qualche picco a 350-360 Hz. Mentre la Taylor ha questa cosa interessante a 280. Questo da cosa dipende? Dipende dalle varie tone bar, come le chiamano gli americani. Dipende dalle catenature interne, da come tutte queste piccole catene vanno a esaltare o a smorzare alcune delle risonanze della, della tavola. E quindi, eh, di nuovo, poi se andiamo eh, un po' più su in frequenza, vediamo che sì, la Taylor ha un contenuto simile qui, poi c'è un buco in più, insomma, vedete, il, il grafico è piuttosto frastagliato, non è immediato da leggere, ma è chiaro che ci sono delle differenze. Allora, magari adesso andiamo a risuonare la stessa cosa e possiamo cercare di avere una visione in più, la visione del musicista, oltre che quella dell'ingegnere. Yeah. Mm? Proviamo. Così mettiamo un po' di data e un po' di. Esatto, un, po di, un po' di data e un po' di un po' di dati e un po' di. come dire un po' di dita esatto. <ride> Ops c'era un drop di qui. Adesso ho provato l'altra chitarra troppo tempo fa per ricordarmi immediatamente, però voi da casa se state guardando il video potete fare un Zapping, salto sì, indietro sì. e provare a vedere. E ci sono delle differenze, le, le senti e poi ovviamente eh, c'è tutto il fattore ergonomico, su questo la misura non può, non può avere voce, eh, quello è tutto un altro discorso. Eh, però è molto interessante vedere come due strumenti che tecnicamente sono simili eh, perché hanno fondo e fasce in, in palissandro abete sitka sulla, sulla tavola comunque poi sono stati lavorati per ottenere delle risposte diverse e questo Bene. è di nuovo Senti, io soltanto per il par condicio farei pure una Gibson se tu, se tu credi così ci abbiamo tutti e tre perché stamattina diciamo, tutto questo, questo progetto è nato dalla nostra storica amicizia con Davide Tomassone che conosciuto Ludovico e si sono parlati di questa idea lui ha detto bene, vi porto io in studio un tot di strumenti di un certo livello, di questi tre eh, costruttori famosi nel senso non perché gli altri non si potessero prendere ma altrimenti il test sarebbe stato eh, forever quindi abbiamo fatto tre Taylor, 3 Martin, 3 Gibson stamattina anche andando a cercare delle similitudini come grandezza delle fasce delle fasce, del, del shape, del body, anche le essenze che sono state utilizzate. E poi dopo quest'altra prova, io vorrei parlare un po' con Ludovico del perché c'è un valore queste misure. Nel senso oggettivamente che problema possono andare a risolvere? Ma ve lo saprete nella prossima puntata <ride> oh, credo che tu debba chiacchierare ancora un secondo perché devo riattaccare il nostro il tuo mastice sì sì, sì 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 exciter exciter sì intanto allora. guarda c'è c'è Enrico che lo sta brillantemente inquadrando grande allora, torniamo al multitraccia e dobbiamo uccidere qua uccidere un paio di cose perché sennò facciamo dei rumori stranissimi quando muoviamo i cursori c'è della fotografia oggi, eh, ragazzi? Guardate che spettacolo! Così ci ha fatto vedere pure il microfono di misura. Eccoci. Allora. allora, se volete, nel frattempo, posso spendere una parola. Devi! Perché alla fine ho scelto di eh, attaccare l'Exciter al ponte? La, la, la risposta magari è ovvia, però. L'energia che entra dalle corde dentro la tavola entra dal ponte e quindi alla fine, dopo aver fatto molte prove provando a citare la tavola soprattutto a strumento finito, provare a citare la tavola in altri luoghi eh, non ha molto senso perché la realtà di come si suoni lo strumento è partire dalle corde dentro il ponte attraverso la, insomma, la sella e poi il, il ponte e tutte le catene sono lì sotto. Quindi è questo il motivo per cui si fa. Una cosa interessante che ho scritto da qualche parte un po' di tempo fa: ho fatto molte prove per capire se abbia un senso farlo da una parte o dall'altra, e sostanzialmente non c'è una grande differenza. E per non dire che la differenza non si misura. E quindi di nuovo i dati oggettivi ci dicono che misurare da qui o da qui non cambia. Quindi non è tanto me lo sento che suona esatto. diverso. Ma Tra so... l'altro, non so se lo sanno gli amici di Music Off. Sapete, la ve la faccio come una domanda: Vai. secondo voi una chitarra mancina è catenata in maniera speculare rispetto a una, una chitarra da destri? Mm, bella domanda. Scrivetelo nei commenti qua sotto, vediamo se qualcuno lo sa. Partiamo con la misura: Yes. Perfetto. prima ancora che fai la convoluzione sì. diciamo solo a percezione non misurabile soggettiva da qui in cuffia mi è sembrato che partisse molto più giù molto più sotto l'exciter okay. allora di nuovo andiamo a prendere questa è una Gibson J45 che abbiamo, come l'abbiamo misurata questa mattina quindi abbiamo questa risposta qui eccola adesso la prendiamo e la andiamo ad analizzare facciamo uno scan se riesci di... ingrandiscilo un po' questo certo. frequency analysis assolutamente lo faccio più grande che si può questa è la nostra scan selection e allora zoomiamo un pochettino nelle ampiezze e zoomiamo un pochettino oops chissà che cosa ho fatto con il mio mouse eccolo quindi adesso abbiamo in verdino la Gibson e poi ci rimettiamo di nuovo la Taylor dove andiamo a scansionare e la taylor è in rosso e poi ci rimettiamo pure la martin oppure ma sì dai facciamo sì le, sì mettiamo tutte, le, tre. Le tutte e tre e questa è la martin e di nuovo eccola qui la martin la mettiamo in giallo si vede abbastanza bene spero rispetto a sì forse al posto del verde puoi mettere blu che si vede un po' meglio okay. della taylor intendo se se eh, c'è il modo di cambiare il verdino era la Gibson in ok sì, sì. quindi vado a riprendere la Gibson scusate rifaccio scan selection per essere sicuro che abbiamo la stessa curva e lo mettiamo in blu sì così si vede un po' meglio così. perfetto ok allora cosa vediamo eh, hai, hai ascoltato bene mio giovane Jedi la Gibson ha un Helmholtz Resonator quindi la nota di fondo del body e a 93.75 93 hertz quindi altri 5 Quasi 5 Hz sotto sì, sì. La, la Taylor che ha, ha 98 e quasi 8 Hz sotto i 101-102 della, della, della Martin. Martin. E la cosa, ecco, ne approfitto per raccontarvi un'altra cosa interessante. Vedete che di conseguenza anche la prima risonanza della tavola è più giù sulla Gibson. C'è un fatto. Ehm, questo è uno strumento eh, appunto acustico e il sistema meccanico, della tavola. La tavola si accoppia con il risuonatore, con il corpo, dall'interno. Allora cosa succede? Succede che quando la tavola sta vibrando al di fuori, quindi lavora in compressione al di fuori dentro il body, ovviamente, l'aria diventa più rarefatta, la pressione si rarefà. Quindi quello che è, come dire, in fase positiva al di fuori è in fase negativa dentro la cassa. Questo comporta un, una, una situazione molto interessante, cioè il risuonatore della tavola, questo qui, va a respingere questo risuonatore in frequenza. Quindi quando io fisso questo e fisso questo indipendentemente, poi li monto insieme e i due si respingono un po'. Quindi l'Helmholtz si sposta un po' più in giù, e la prima risonanza della tavola si sposta un po' più su. Questo si può andare a vedere, per esempio, facendo una cosa molto crudele, togliendo il fondo della chitarra e quindi cancello l'Helmholtz, quindi il, il, la cassa, tolgo quello completamente, quello che vedo è che il primo modo di risonanza della tavola si risposta un po' più giù dove sarebbe naturalmente come dire, posizionato. Guardate anche appunto la, la Gibson ha queste risonanze molto in basso e poi vedete che però questa energia sulle medio basse, intorno ai 300-400 Hz, questa parte qui, è molto più, come dire, pacata. E poi ci sono di nuovo altri picchi, altre cose, però diciamo a livello di quella che è la immediata risposta e la percezione della risposta sui bassi, sicuramente queste tre chitarre hanno una risposta sui bassi che è distinguibile. Eh, tu dicevi che Davide con la sua esperienza pluriennale riconosce tutte le marche, <ride> sì, eh, sì. tutti i modelli, eh, come dire, a, a, occhio, a occhi chiusi: beh, eh, qui sicuramente c'è qualche cosa da sentire. Quindi andiamola a sentire: Yes, perché dopo il data ci vogliono le dita, no? Di nuovo. Ormai questa stronzata l'abbiamo brevettata. <ride> <ride> che parole, che parole. Allora. Three and four and... sensazione quando si passa da questo sol a questo fa e lo si sente anche proprio nella, nella vibrazione addosso io sento una, una grande differenza tra questo e quello che potevo sentire prima sulla taylor o sulla, o sulla martin e non sto esprimendo una preferenza di di brand o di marchio è soltanto una cosa che mi sembra di poter in qualche modo riconoscere. Guarda, soltanto sempre diciamo faccio l'altra faccia della medaglia. Mm -hmm. La percezione che ho qui, oltretutto ascoltandolo in cuffia col microfono che sta là sopra, non è la sua posizione, verrà più per la tua voce. Mi sembra che questa chitarra sia un po' più loudness delle tre, ah. cioè sia un po' più scavata nel, nella, nella fascia dei 250-300 a orecchio, lo sto dicendo. Eh. In, 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 mi sembra che si proietti un po' di più sulle basse e sulle alte rispetto alle altre due. Non so se ti torna. Allora, tu dici 250-300, forse è. 300 400, ma vedete che in, in questa zona sicuramente la Gibson che ha la curva bio, viola o blu insomma che sia, qui è più scavata. Se poi andiamo a guardare la, la, sopra, diciamo tra i 200 e i 300, comunque di nuovo la Gibson è più in basso rispetto alla Martin e alla Taylor. E qui ogni divisione orizzontale che vedete è abbastanza perché adesso io zoomo ancora un po' e quello che si vedrà qui è che ogni divisione orizzontale quindi tra questa linea e la seguente sono 3 dB certo. quindi se andiamo a guardare la Taylor qui a 220 Hz e vado a guardare la Gibson io qui sono quasi 6 dB sotto quindi sì, certo. hai delle ottime orecchie complimenti Beh, almeno quelle <ride> ancora con i dati ci facciamo poco però è bello il fatto di dare ragione di una percezione acustica no? il fatto di mettere insieme cuore e testa si può dire sì cosa sì qui. esattamente eh, la cosa che secondo me è, è molto interessante è che e eh, lo dico per la mia piccola esperienza di, eh, come dire, di mixaggio eh, quando noi abbiamo il totale controllo dei filtri che possiamo usare, riusciamo ad avere una grande eh, capacità di decisione. E quindi io posso decidere di togliere un dB, un dB e mezzo, a, a volte a, fonici molto bravi sentono delle differenze di mezzo dB su dei filtri. Eh, quindi figuriamoci una differenza di 6 dB, quella è una differenza abissale. Sicuramente se andate a fare un AB, quando andate a riascoltare quello che abbiamo appena registrato, potrete sentire qualche cosa. Ma non lo solo, lo potete sentire, adesso lo potete incominciare a vedere. Quanti di voi, di nuovo, una domanda per le persone che ci ascoltano: Quanti di voi usano un equalizzatore guardando quello che stanno equalizzando e quanti di voi lo usano come alla vecchia maniera, come ho cominciato io sul mio quattro piste a nastro, dove avevo l'equalizzatore ma non vedevo cosa stavo facendo. L'unica cosa che potevo fare era sentire l'effetto della mia equalizzazione. Quanti di noi usano l'equalizzatore guardando quello che succede sullo spettro? Scrivetelo sì, dire... nei commenti. Qua sotto. <ride> quello che voglio dire è è ovvio che se io provo una chitarra, ne provo l'ergonomia, ma poi la guardo, guardo il colore, guardo i legni, guardo i materiali, guardo le decorazioni, guardo i bindings, guardo la rosetta. Ma se potessi guardare anche la misura, che impatto avrebbe nel momento in cui la vado a poi a provare? Sicuramente, diciamo, non toglie nulla, magari aggiunge qualcosa in più. Ah, certo, perché sì, sì, sì. Eh, più informazioni possiamo avere, più riusciamo, in fondo, ad avere un'opinione, eh, come dire, informata, si dice, no? Eh, quindi io credo che qualunque cosa possa aiutarci a imparare, a capire meglio anche perché ci piaccia o non ci piaccia o perché preferiamo uno strumento tanto siatene certi adesso vi piace qualche cosa fra 15 anni vi piacerà qualche cos'altro io ho incominciato e, e Enrico con cui ho suonato un po' nella vita ha avuto la fortuna di vedermi suonare tantissime chitarre in Sitka e Palissandro e adesso io suono praticamente solo chitarre in, in Sitka e Mogano e, e, e di nuovo Enrico sorride perché anche lui è un amante del Mogano eh, però, ripeto, la vera, eh, il vero punto è che si possono progettare e costruire chitarre in tanti materiali diversi e se riusciamo a misurare che qualunque materiale stiamo utilizzando per fondo e fasce, alla fine la risposta possa essere molto simile, se non identica, allora potremmo forse liberarci da una serie di, non so se chiamarli pregiudizi, ma sicuramente da una serie di abitudini. Soprattutto che sono delle abitudini, come dicevamo stamattina, che hanno anche un grande impatto ambientale. No? Cioè, Dagli esatto. anni 60 c'è questo diciamo, finto blocco, diciamo così, forse del palissandro brasiliano, dove nonostante il CITES e tutto quanto, continua a esserci una produzione di strumenti. Non solo di strumenti, intendo anche come dicevi tu stamattina le librerie, eccetera, sì, eccetera, sì. di un legno sì, comunque sì. che è veramente ormai molto rarefatto nel giro, nel, proprio a livello di popolazione di alberi. Infatti ne approfitto perché questo è, se vogliamo, la vera radice eh, del, di un motivo per cui potremmo abbracciare questo come un sistema eh, non soltanto di... Eh, non soltanto un gioco, non soltanto una curiosità intellettuale, ma potrebbe essere realmente un modo per dire come possiamo rendere l'industria delle chitarre più sostenibile. Ed è una cosa in cui credo si possa, si possa voler credere. Io ho misurato tanti strumenti di tanti materiali diversi e l'impatto che hanno le catene, il fatto che siano più o meno lavorate, più o meno assottigliate, alleggerite, è forse molto più importante che non la tipologia del materiale di fondo e fasce. Eh, ci sono libri forse un po' noiosi e complicati da leggere, ma che spiegano molto bene quello che sono la meccanica dello strumento e, e quindi ci sono certi dati oggettivi che vengono fuori da un po' di terribili equazioni che ci dicono che a volte eh, ci sono dei fattori come quello che possiamo chiamare massa, densità, rigidezza, queste sono le parole che si usano in fisica, e sono questi i veri fattori fondamentali, non il fatto che il legno abbia più o meno venatura, che la venatura sia più o meno bella o fiammata, che la venatura sia eh, quella del mogano o quella del, del palissandro. Insomma. Vabbè, quello perché anche l'occhio vuole la sua parte, vuole un altro paio di maniche. Certamente. No? Certo. Certamente, sì, sì, sì. e nessuno nega, nessuno vuole negare questo. Però, ehm, per esempio, io potrei pensare di appunto, andare a cercare eh, legni più sostenibili. Eh, potrebbe essere il bambù, potrebbero essere altre specie che hanno un ciclo di vita e di riproduzione, diciamo, molto più rapido. Il palissandro e il mogano impiegano centinaia di anni per crescere nelle dimensioni che ci servono. Eh, ma banalmente pensiamo anche a quello che è stato um, degli altri eventi storici. Se noi andiamo a guardare l'uso dell'abete, durante la seconda guerra mondiale, il famoso abete a Di Rondak, non si poteva usare. Io ho letto su un libro molto interessante che la Di Rondak non si poteva usare perché veniva usata per costruire le eliche degli aeroplani, perché è un abete particolare che è sì, un sì. po' più rigido rispetto all'abete normale. Ma non solo, anche la bete normale non si poteva usare. E quindi, eh, un'azienda molto famosa invece di usare eh, una tavola book matched con solo due parti, ne usava quattro di listelli e li giuntava. e Per non far vedere che erano quattro listelli giuntati, si sono inventati una verniciatura particolarmente coprente, diciamo. E hanno inventato il Sunburst. Quindi, ci sono tante cose che si possono adottare e non penso che qualcuno potrebbe andare a dire che una chitarra vintage del 1943 suoni male perché ha la tavola in quattro pezzi invece che in due, no? Ah, infatti. <ride> esatto. Scusa, sai, mi ha molto colpito quello che dicevamo stamattina sul fatto della, della densità del materiale, no? Mm -hmm. Mi ha fatto tutta una serie di schemi, che ovviamente, adesso, per praticità, non è facile far vedere qui mm -hmm. durante la diretta. Però, dicevamo, per esempio, che Mogano e Palissandro sì. hanno due densità proprio di materiale molto, di, diverse, molto sì. diverse. Quindi Vuole i numeri? Sì, se, vediamo se, <ride> se mi ricordo era intorno ai 300 sì. kg al metro cubo esatto, per il Mogano esatto, e circa 900 esatto, rotti esatto. per Palissandro. Il, 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 sono questi i numeri, te li ricordi molto bene. E, il Mogano è un legno leggero ehm, e quindi, sì, ehm, è anzi quasi più leggero dell'abete perché l'abete normalmente viaggia intorno ai 380-400 kg al metro cubo, e, il Mogano può arrivare a 320 kg al metro cubo. E, e quindi, per esempio, una riflessione, per motivi di lavorazione, no? noi dobbiamo piegare le fasce e eh, questo fa sì che le fasce debbano avere un certo spessore massimo, non riusciamo a fare delle, spasse, delle fasce più spesse di circa 4 mm, normalmente si fanno 2,5 mm, 3 mm. Allora, immaginiamoci che questa chitarra, identica, nella sua geometria, abbia le fasce spesse 3 mm. Se io faccio le fasce spesse 3 mm di Mogano, avranno un peso. Se io le faccio in palissandro, visto che la densità del legno è più di tre volte, avranno sicuramente un peso molto maggiore. Questo ha un impatto su come si va poi a comportare la tavola e come si vanno poi a, come dire, ridefinire i modi di vibrazione. Per esempio, mi dicevi che col palissandro si ha sulle fasce, intendo, proprio mm -hmm, sulla, mm -hmm. visto che c'è una. Eh, densità superiore, c'è cioè una maggiore presenza di frequenze più basse. Sì, sostanzialmente vi ricordate questa analogia del, della pelle di tamburo qui? Cosa vuol dire? Se questa struttura fosse ideale, noi avremmo che l'unica parte che non si muove della tavola è proprio il bordo esterno come se fosse il rim del vostro rullante. Nella realtà pratica qui c'è un bordino dove dentro c'è il curving, quindi c'è una controfascia all'interno che è usata per incollare, si aumenta la superficie di incollaggio, quindi abbiamo circa un centimetro qui in cui non si va a muovere niente. Quando noi andiamo a misurare con un oggetto che si chiama un vibrometro come si sta muovendo la tavola, vediamo che c'è una linea che si chiama linea antinodale, che circonda tutto lo strumento qui, questa linea è, come dire, il punto in cui la chitarra non sta vibrando. Tutto quello che c'è dentro sta vibrando in un modo, quello che c'è al di fuori di questa linea starebbe vibrando nella, nella fase opposta, ma in questo caso è tutto incollato. Allora, più è alta la massa, quindi più è grande la massa delle fasce, più questa linea antinodale si sposta veramente sul bordo dello strumento. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la mia superficie attiva diventa più grande, quindi mi posso aspettare che la chitarra sia più eh, loud perché ha una tavola più grande, va a interagire con un più grande volume d'aria. Allo stesso tempo, siccome è più grande la parte che vibra, allora avrà una massa che si muove un po' più alta e quindi ci possiamo andare a aspettare che questa prima Risonanza si sposti un po' più in basso. Di nuovo ci sono una serie di, simple, di sim, semplici, semplici eh, equazioni che ci dicono che se la massa che vibra è un po' più grande, allora la frequenza di risonanza è un po' più bassa. Quindi, di nuovo, la classica diatriba eh, Mogano Palessandro che le chitarre in palissandro hanno più bassi. Ecco, magari un modo per spiegarlo è che a parità di geometria la massa del palessandro è più alta e quindi certe risonanze si spostano più in basso e noi sentiamo la chitarra con più bassi senza entrare diciamo troppo in profondità anche su questioni eh, che magari necessitano di un'altra puntata pure più lunga no? <ride> certo. però si può dire diciamo strettamente rimanendo sui numeri sui dati che una fascia e un fondo per esempio di palissandro di quella densità di cui abbiamo parlato e mm -hmm. una fascia e un fondo di un altro legno qualsiasi mm -hmm però della stessa densità, abbiano lo stesso tipo di risposta su un certo tipo di frequenze? È proprio questo l'obiettivo. Secondo me eh, hai perfettamente ragione. E l'obiettivo è proprio quello magari di trovare dei materiali alternativi eh, di legno o altri materiali che potrebbero essere materiali ingegnerizzati apposta per cercare di riprodurre la densità da una parte, ma c'è anche un altro grande fattore che è la rigidezza. E, e quindi eh, le due cose vanno insieme nel legno, perché nel legno ci sono delle fibre, eh, quindi sono delle complesse molecole che sono tutte eh, legate tra di loro, che cambiano nel tempo, eh, quindi densità e rigidezza sono legate tra di loro. Vi faccio un esempio, la tavola armonica in abete, noi sappiamo bene che la venatura è disposta in questa direzione. La venatura è disposta in questa direzione e noi possiamo vedere bene. Magari prendo una chitarra dove si veda meglio la venatura. Ehm... Però così già si vede. Già eh? si vede, sì, ok. Sì, sì. Allora... Anzi, guarda se, se Enrico riesce a zoomarla ancora di più: è si, si vede proprio bene, bene, perché c'è la verniciatura che ci, da, ci aiuta. Esatto. Allora, se noi andiamo a vedere. Qui noi abbiamo perfettamente chiaro no? la parte di venatura chiara e di venatura scura. Quelle sono un'estate, un inverno, un'estate, e un inverno. Sono i tanti dischi all'interno del nostro albero e i tanti anelli all'interno del nostro albero. Allora, la venatura disposta per così fa sì che la rigidità lungo questa direzione sia praticamente dieci volte tanto rispetto alla rigidità in quest'altra direzione. Quindi il materiale di per sé... Non è omogeneo nella sua eh, rigidità. Questa se io voglio cercare di piegare, di flettere la tavola in questo modo è molto più rigido che se la voglio flettere in questo modo. Quindi, noi non solo dobbiamo andare a guardare la densità, dobbiamo anche guardare la rigidezza e poi ci sono altre cose ancora. Eh, però insomma qui ci vuole qui incominciamo a diventare eh, infatti, molto molto tecnici. No, guarda, ma guarda, veramente mi fa molto piacere se ci riusciamo a organizzare poi in futuro un altro approfondimento. Mi viene in mente il fatto che il materiale sia poroso oppure no? Cambia la, anche come vengono assorbite certe frequenze alte. Per esempio, un po' è lo, è lo, è lo scopo dei pannelli che sono dietro di te, no? esatto, che siano assorbenti una, o riflettenti. È, è un'ottima un intuizione. Di nuovo, questo parametro in, in, in come dire, nella. In fisica si chiama damping, lo smorzamento. Eh, ogni materiale ha un suo fattore di smorzamento e quindi se noi lo facciamo risuonare, eh, qualunque risonanza che sia la risonanza naturale di questo materiale eh, si smorza rapidamente o lentamente a seconda di questo, di questo parametro. Eh, il legno ha delle buone caratteristiche, ma ci sono tanti altri materiali che ne hanno di altrettante. Insomma. Bene, caro, è stato veramente istruttivo, secondo me in meno di un'oretta sei stato di un sintetico ma anche efficace, pazzesco. Grazie. Grazie. Che sia un, magari uno spunto per, perché no, magari andare a fare un po' di ricerca ancora più approfondita, soprattutto da chi cioè la responsabilità produttiva, no? Cioè nel senso... Ci stiamo lavorando. <ride> <ride> Bene. Grazie anche a voi eh, che avete fatto, come avete, avete speso tutto questo tempo e questa passione insieme, insieme a me. Grazie Thomas e grazie Davide, Tomassone davvero. Grazie Ludovico, io adesso sono costretto a rimettere tutta quel ben di Dio in, in custodia. <ride> e veramente grazie a, a Davide che... Nonostante i numerosi impegni non perde mai l'occasione di fare cultura, un po' come abbiamo fatto per le varie cose, la storia di Gibson, la storia di Fender, cioè entrare un po' più dal vivo e dare quella coscienza ecco, informata di chi poi compra uno strumento, alla fine uno potrebbe anche fregarsene, però magari davanti, dietro all'apparenza c'è un sacco di sostanza che se nessuno te la dice questa cosa viene un po' perduta. Quindi anche oggi è stata una giornata bellissima e poi è anche è stato pazzesco conoscerti e conoscere anche Enrico che è un videomaker pazzesco, filmmaker <ride> pazzesco e ci siamo divertiti tantissimo che questi noi siamo i veri nerd, capito? Quindi, poi a un certo punto smesso di parlare di chitarre e abbiamo iniziato a parlare di lenti, di fotografia, di cose, di luci, eccetera, eccetera. Bene cari, grazie mille. Grazie ancora. Lasciate un commento qua sotto per dirci cosa ne pensate di queste eh, riflessioni, di questa co condivisione che Ludovico, Ludovico scusa, mi ha finito l'acqua, ha fatto con noi e ci vediamo alla prossima puntata. Vi rimetto il video dell'inizio così vedete un po' il dietro le quinte di stamattina. Ciao, grazie, ciao.